Siamo qui in Calabria per la conferenza regionale della pesca, un appuntamento molto importante che capita in un momento molto importante. Dal punto di vista generale, sapete che questo è l'anno internazionale della pesca e dell'acquacoltura, della pesca artigianale. In Calabria c'è una forte componente di pesca artigianale e quindi è un'occasione questa per fare un po' il punto e soprattutto accendere i riflettori su quello che è un segmento molto importante per la nostra marineria. Ricordiamo che in Italia abbiamo circa 12.000 imbarcazioni da pesca e di queste oltre 8.000 appartengono al segmento della piccola pesca, della pesca artigianale. E proprio questo è il segmento nel quale in questo momento stiamo lavorando, in particolare per la messa a punto di un piano di gestione per la pesca della sardella. È un tipo di attività che ha una tradizione datata qui in Calabria e nel meridione in generale, anche in altre realtà, dalla Puglia alla Sicilia, ma la Regione Calabria ha ritenuto di investire risorse proprio per far ripartire, diciamo, con un linguaggio nuovo, con un linguaggio europeo, una tradizione che altrimenti si stava perdendo. Dal 2010, per effetto di nuove norme europee, questo tipo di pesca oggi non è consentito, non è svolto, ma lo si può comunque recuperare attraverso un percorso che stiamo cercando di compiere proprio su incarico della Regione Calabria. Ci accingiamo a realizzare proprio in questi giorni, nelle acque dello Ionio e del Tirreno Calabrese, una campagna di ecosurvey con un'imbarcazione di cui siamo armatori. La nave Andrea, appunto, che è dotata di tutte le strumentazioni che servono per fare appunto indagine sugli stock ittici. In questo caso quindi analizzeremo lo stock di adulti di pesce azzurro e tutto questo ci permetterà di confezionare un piano di gestione per la, diciamo, realtà ionica e un piano per la realtà tirrenica che con la Regione Calabria poi sottoporremo a Bruxelles per consentire alle marinerie calabresi di riprendere questa importante tradizione. Ripeto, con un linguaggio diverso, teso a valorizzare una risorsa perché attraverso la catena del valore oggi che si può trovare o tentare di dare delle risposte alle emergenze che appunto il settore della pesca sta vivendo. Quindi l'anno della pesca artigianale è il momento giusto per fare queste cose e il momento che stiamo vivendo, dovuto alla crisi energetica, ci spinge ancora di più ad esercitare queste responsabilità con tutto l'impegno di cui siamo capaci.